Buongiorno a tutti. Allora, siamo pronti per partire? Angelo, dove andiamo oggi? Oggi andiamo ad Altamura, tappa forse una tra le più belle, Lorenzo, della Via Peuceta, perché insomma partiamo da Sant'Eramo in Colle, che è diciamo il punto più alto della Murgia, e ci dirigiamo nella città di Federico II, cioè Altamura. E attraversando tra l'altro dei paesaggi molto belli, attraverseremo anche una strada diciamo medievale, che era diciamo il diverticolo della Via Appia prima di arrivare ad Altamura. Visiteremo alcuni insediamenti rupestri, quindi c'è tanta roba oggi. Benissimo. Lorenzo. Buongiorno a tutti. Quante piante incontreremo oggi? Tantissime. Oggi è il regno proprio della pseudosteppa murgiana. Oggi avremo modo proprio di godere di questi paesaggi. E avremo modo veramente di sentire il vuoto, l'immenso, proprio potremo godere di questi splendidi panorami. Benissimo. Quindi venite con noi a camminare. Sicuramente ci seguiranno virtualmente. Andrea, dove sei finito? Ecco di qua, fai un saluto. Buongiorno anche tu. A tutti. Buongiorno. E buon cammino. Grande. Allora, ragazzi, da questa banda di sciamannati in cui mi ci metto pure io, pronti a partire verso Altamura, terra del pane anche, diciamolo. Visiteremo un forno del 1400. Forno del 1400, e poi so che c'è anche una sorpresa di un certo papà, come si chiama? No. C'è Giovanni che ci aspetta e col padre Peppe. Che dice col padre Peppe. Padre Peppe, esatto. Col padre Peppe, che è un amaro tipico, insomma, di Altamura, che diciamo stiamo un po' adottando come alcol ufficiale del cammino materano. E la cui ricetta viene tramandata e custodita gelosamente da generazione in generazione presso tutte le famiglie di Altamura. Perfetto. Allora, voi sapete che insomma io non mi tiro indietro quando c'è da assaggiare qualcosa di alcolico nuovo, per cui padre Peppe diciamo che potrebbe essere anche il clou della giornata. Scherzo, in realtà quello che mi aspetto molto è la steppa appunto murgiana e questi spazi aperti in cui io mi trovo perfettamente a mio agio. Dai, questo è l'inizio di questa nuova tappa e ci sentiamo più tardi per farvi vedere qualcos'altro che vediamo anche noi, insomma. Ciao a tutti!